L'azienda agricola Mirtilli appartiene alla galassia Gulliver e fa parte di un bellissimo progetto fortemente voluto dalla direzione di Gulliver che si chiama Ricominciamo dalla Terra. È un'attività che è partita in maniera così empirica, non molto sperimentata, in realtà sta dando dei risultati straordinari. Risultati straordinari perché nella natura l'uomo ritrova se stesso, nel contatto con la terra, con l'ambiente, con la semplicità di questo vivere, con anche la fatica di questo vivere, la necessaria puntualità della presenza, la necessaria dedizione, attenzione, cura, cautela. Queste le persone che sono in un momento difficile della loro vita ritrovano un modo di esprimersi in maniera più sincera, più autonoma, più tranquilla, più vera. Questo è il vero significato di questo progetto, quello di offrire alle persone quelle che si occupano, che lo sanno, di tossicodipendenza, di alcolismo, psichiatrici, offrire a queste persone la possibilità di ricominciare da un progetto concreto nel quale si vede dalla preparazione del terreno, alla semina, al trapianto, alla crescita degli ortaggi o alla raccolta dei mirtilli, alla loro trasformazione e vendita, uno riesce a realizzare se stesso in un progetto completo. Non è come allevare un animale per il quale ci vogliono degli anni. Qui in una stagione, in pochi mesi, si parte dal seme e si arriva al completamento del ciclo biologico di una pianta, di un ortaggio, con la vendita. E la vendita è un momento fondamentale, un momento importante perché è la realizzazione anche economica degli sforzi fatti. E per quelle persone che nella loro vita hanno sempre avuto la difficoltà e il disagio di doversi procurare il necessario per vivere, spesso in maniera non molto etica, in questo modo trovano nel poco, perché un cavolfiore, una carota o una melanzana hanno un valore aggiunto che è veramente minimo. Ma è il risultato che raccolta. L'anno scorso noi abbiamo prodotto con i ragazzi 7 tonnellate di ortaggi, abbiamo prodotto 15 quintali di mirtilli. Io vorrei che fossero qui, ma non possiamo, che insomma è una condizione particolare anche di protezione nei loro confronti. Vorrei trasmettervi la gioia che loro hanno nel seguire tutto questo percorso e di arrivare alla fine del percorso e vedere che anche qualche poco euro entra nella cassa. E in questo modo abbiamo trasmesso due cose. La prima è che c'è un'etica. Per cui lavorando seriamente, lavorando con correttezza ed onestà, si può avere una vita certamente non di grandi agi, ma onesta. E tutte queste persone, credetemi, ricercano l'onestà e la semplicità, perché dopo tanti anni di disagio, di strada, di ponti, di grandi difficoltà, hanno bisogno di trovare la pace. E la pace dove la trovano? Questo è a contatto con l'ambiente, a contatto con la terra, a contatto con tutto ciò che è più semplice. È una frase molto bella di un filosofo, il quale io non sono un marxista, io mi ricordo i concetti, ma poi chi li ha espressi per me è veramente relativo. Questa è una società nella quale si vive di estetismo, si vive di falsità, si vive di apparenza e di emulazione, per cui bisogna cercare di essere come per appartenere a. E questo filosofo dice una frase molto bella, dice: noi abbiamo imparato a correre molto veloce, ogni tanto dovremmo fermarci e aspettare la nostra vita. Riappropriamoci della semplicità, della verità di questa vita, chiediamocene anche le ragioni e da questo contatto abbiamo la possibilità di ricostruire loro e noi stessi, ogni giorno a contatto.
contatto con questi ragazzi, ma anche con le loro problematiche, le loro difficoltà, con delle vite estremamente complesse, a noi stessi trasmettono un valore e delle esperienze che non abbiamo mai avuto. E anche per noi questo è un percorso importante, anche se come maestri del lavoro noi cerchiamo di insegnare a loro, in realtà anche noi da loro abbiamo avuto. L'azienda agricola Mirtilli è un'impresa sociale e come impresa sociale noi abbiamo voluto fare proprio per dare un messaggio molto più forte, concreto, di legame con la natura. Noi coltiviamo e siamo certificati come produttori biologici. Andiamo anche oltre, perché in realtà utilizziamo la permacultura, facciamo sinergia, per cui la nostra attività è importante. Costruiamo il cumulo di tutti gli scarti vegetali, per cui facciamo il compost, utilizziamo il compost, non utilizziamo mai chimiche, utilizziamo tutte le piante aromatiche e officinali che troviamo nel bosco per curare i nostri ortaggi e la nostra frutta. Questo è un altro significato profondo che vogliamo trasmettere a questi ragazzi, che c'è sempre in natura una soluzione, c'è sempre la possibilità in maniera semplice di affrontare le difficoltà. Non la oggi cosa mi è capitato, no, ti è capitato, benissimo, una prova che va affrontata con calma e con serenità, perché c'è sempre una soluzione. In natura Dio ci ha dato la malattia e ci ha dato la possibilità di curare la malattia. Basta saperci. I nostri prodotti, i prodotti che coltiviamo sono veramente tanti, anzi la maggior parte di quelli che si trovano normalmente in vendita. E questi raccolti per esempio sono stati fatti con le scuole, perché noi non ci occupiamo solo di disagio, ma cerchiamo di educare anche i ragazzi delle scuole. Abbiamo dei percorsi che facciamo con le scuole medie, con le scuole superiori, sia di agraria che non, in modo tale da fungere un po' da palestra, da laboratorio vivente per questi ragazzi, che spesso si stupiscono di quel che succede, perché per loro gli ortaggi vengono dal supermercato e chi li produce? Il Signore dietro il capannone. L'esercizio della pazienza, del saper attendere, questo è veramente una facoltà che noi abbiamo perso. La ricerca invece del prendere il proprio tempo, di ritrovarsi e di non confondersi con una vita che è sempre più pressante, più impegnativa, più nella quale ti viene richiesta costantemente la prestazione. E invece no, cioè prendiamoci il giusto tempo. Una pianta ha il giusto tempo per crescere. E se impariamo a seguire la nostra pianta, impariamo anche ad esercitare la nostra pazienza, che è un atto fondamentale per noi.